74 rinforzi alle unità investigative, 440 uomini in più tra carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine, 50 nuove telecamere nel centro storico di Napoli e lungo i Decumani. Sono alcune delle misure stabilite in seguito alla firma di un'intesa tra il Ministero dell'Interno, le istituzioni e le forze di polizia locali. L'accordo è stato siglato questa mattina nella prefettura di Napoli, a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal titolare del Viminale, Angelino Alfano. Abbiamo dato 74 unità di rinforzo ai reparti investigativi. Voglio sottolinearlo, 74 unità di rinforzo ai reparti investigativi significa investigatori qualificati e specializzati che, come hanno sottolineato i procuratori qui presenti, sono indispensabili per lo svolgimento di indagini delicate, perché tutto questo significa la capacità di realizzare poi degli approfondimenti investigativi attraverso la qualità degli investigatori. E abbiamo dato un totale di unità di rinforzo per il dispositivo di controllo del territorio di 440 persone. Quindi 440 più 74. Questi sono i numeri effettivi bollinati e certificati. 175 di questi 144 non sono stati impiegati a tempo pieno ogni giorno a Napoli, ma sono stati utilizzati per alcuni giorni la settimana, certamente non per mezza giornata, ma per alcuni giorni la settimana, per le cosiddette operazioni ad alto impatto, che sono quelle operazioni che hanno permesso un controllo sul territorio veramente robusto, veramente significativo. Le misure sono state così commentate dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sì, abbiamo in particolare, io ho fatto una fotografia molto analitica della città di Napoli, una città che in questi 3 anni soprattutto ha vissuto una stagione di risveglio culturale e civile, di un'antimafia sociale dei fatti, di un'energia culturale, presenze internazionali e turistiche non aveva mai avuto nella sua storia. E di fronte a questa fotografia di un grande impegno politico, anche di questione morale forte, negli ultimi tempi sono aumentati gli omicidi di camorra. E quindi bisogna evitare che questo sangue interrompa la rivoluzione e il riscatto definitivo della nostra città. Il piano prevede anche lo stanziamento di 900.000 euro per la realizzazione degli interventi di sistemazione abitativa e inclusione sociale a favore delle comunità Rom presenti nel comune di Giugliano.